Coraggio, adesso noi torniamo presto, presto, presto. Dai, dai, Ciao, che ci deve ciao, ciao, ciao. andare, dai, che ci Piano, deve piano, siamo andare. tardissimo. Si parte. Giù, 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 giù. Riusciamo qua da Alcatraz. Sì. Oggi non andiamo con la Cupra. E No. io ho qua la nostra Spider. Mi piacerebbe. Dove stiamo cercando di Di entrare? entrare, sì. Dovrebbe essere un complesso di un ex manicomio. È un ex manicomio, sì. Adesso Un abbandonato, istituto chiuso ovviamente, psichiatrico. abbandonato. Forse, forse Questo questa di volta. qua, c'è proprio il sentiero che ci chiama. Sì, forse l'abbiamo imbroccata. Quindi è una serie di palazzine tutte comunicanti, no? Sì, ci sono tantissimi edifici in questo complesso, non so esattamente quale fosse stato dedicato a cosa, quindi cercheremo di scoprire qualcosa assieme. Speriamo anche di non fare qualche strano e brutto incontro. Ah, vedi, qua c'è un cancello. Qui c'è un Stato cancello? di Velto, sì, qua, vedi? Ah, sì, vero? Quella rete. Sì. Quindi qua si entra, ecco. Ah, si vede già un edificio qua. Forse. Mamma mia, com'è ricoperto di Mamma vegetazione. mia. Questo è il tuo alberello. Mio. Dobbiamo stare attenti ai rumori, qua se sentiamo rumori strani, no? Cioè, mi fa un po' paura, eh. Anche a me. Io non sono mai entrata in un manicomio. Sempre se riusciremo ad entrare. È aperto. Ah, ecco, neanche detto. Oh. No, c'è una quantità di vegetazione. Sì, si accede ad altri padiglioni, è di qua. Ah, allora sì. Siamo dentro, sì. Siamo dentro. Siamo dentro. Accidenti. Wow. Hanno murato tutto, vedi? Ma delle scrivanie, Sì. quindi era già un ufficio, forse, chissà. Molto semplice. Non so se è comunicante. Sarà chiusa la porta interna. Ah, ok, così è. È che questa Ma cos'è stanza. questo ultimo passeggino della Non lo vita? so. Inquietante, ma gli è Sì. andato fuoco, ecco, guarda che si è tutto Sì, bruciato. l'anno Cioè, guarda. scorso. Ah, gli è L'anno andato fuoco? scorso. Sì. Guarda. L'ultimo incendio è stato l'anno C'è le scorso. tapparelle carbonizzate. Eh sì. Ma tipo una zona refettoria era questa, dici? Refettorio dove si mangiava? Non ho Perché idea. sembra piastrelle da cucina qua. Tutto bruciato, no? Scrivanie. Con gli schedari, documenti. Qui Qua ci si sono dei entra. Ah, bagni. ecco le stesse piastrelle che sono fuori. Tanti bagni. Un lavatoio. Chissà che cos'era questo pezzo qua. Delle seggiole, una sala d'attesa. È Wow. una sala d'attesa, dici? Può Anche i essere. pazienti magari venivano qua, Può darsi. a stare un po'. Tutto crollato, soffitto. Là c'è una porta, andiamo. Facciamo veloce. Sì. È sopravvitata questa porta. L'hanno completamente scardinata. Per entrare qua, chissà poi cosa ci sarà. Nelle scale. Oddio, c'è una chiesa! La cappella! Amo, c'è la cappella! No, Sì! cioè quindi aveva anche una chiesetta al Sì! suo interno. Vieni a vedere! Guarda, là è la chiesa! Quella Oddio, sì, è vero. per l'acqua santa! C'è una cappella, è una È una chiesa chiesa. più che cappella, è una È una chiesa, chiesa proprio vera e un altare! propria.
Guarda come l'hanno profanata, no? Mamma mia, l'ha sistemata malissimo. Ecco, che grande. Metà tetto è crollato. Vedi? Sì. E l'altro. Wow. Andiamo alla dell'altare. Qua si può salire anche. Vedi? Che bello, però è rimasto il Cristo. Che grande. Cioè, gli hanno buttato le cose addosso al Cristo, però. Ma secondo me ci venivano a fare anche riti satanici. Oh, quello è brutto, quello nel mezzo. Era grande però, questo. Tanto grande. Per servire soltanto il manicomio. Questa è sicuramente la sagrestia. Si entrava di qua. No, no. Eccomi. Ci sono. Ci sono le corde delle campane. Ma va, guardale. Non toccarle. Ti prego. Suoniamo. Ma sei pazzo, arrivo su. Vediamo qualche. Ma non pensavi mica che l'avrei fatto, lo so sicuro. Veramente. Sì. Sì, avresti potuto fare. C'è un cadavere di grillo qua dentro, lo vedi? Ma questo è il bagno del prete. Giusto. Non è prete. Santo. No, però questa cosa delle campane è fighissima. Ma come dimmi? Bello, sì. Voglio vedere solo qua se c'è qualcosa di particolare. Ah, questo è l'ingresso principale. È proprio l'ingresso principale della chiesa, si entrava di qua. Ma quello lì che cos'era? Il riscaldamento? Sì, sì, okay. Sì, sicuramente sì. Un po' brutto da vedere, insomma. Cavacca, ma. Cavacca. Mamma mia. Ma tutto bene. L'abbiamo ripreso in diretta. Fatta male? Ma no, sono andata giù benissimo. Non mi sono fatta veramente niente. No, dai, è importante quello. Sì, sì. Prima andare su. Proprio gente, cioè chiacchierio. Oddio, è tutto crollato qui. Ma ci sarà stata la zona del coro della chiesa. Okay. Che, forse anche l'organo, chissà. Ok. Magari si vede qualcosa. Eh sì, la parte alta era già. Ah, la parte alta, sì, sì. C'è, sì, la bella lustra qua che si affacciava. Sì. Basta vedere la chiesa. Sotto. Ok. Sei caduta, botta in testa, cosa ti manca ancora? La spaccata. Ti ho presa, guarda che questa finirà. Sfa, oddio, lascia stare. No. È anche questo che discutiamo, Matteo. No. Sì. Crea empatia, tu non capisci. Ti do io un'empatia, guarda. Guarda qua, qua si entra anche qua. Ma va? Hanno aperto. Un divanetto. Oh, cazzo. Cazzo. Ma qua c'è roba dentro. Andiamo. Quadro per terra. Sono i lavori che facevano i pazienti, probabilmente, no? Eh sì. Vedi? Anche il quadro stesso, l'espressione è abbastanza inquietante. Sì. C'è qualcuno? Non farti intrappolare. Mi sta. Dalla gabbia. Mi prende. Non riesco a tenere lontano. Allontanala. Oh, grazie. Questo qua è la lenzuola, sì, originale del servizio sanitario. Sì, accidenti. Questa è una cucina. Guarda. Una cucinetta. No, 25 settembre 2012. Ma questi sono dei disegni? Non lo so. Ah, scrivono i giorni, ogni giorno sul foglio. Oddio. No, guarda. Guarda. Oh, porca miseria. Ci sono le foto, no, dei pazienti. Non ci posso credere. Guarda. Poveri. C'è scritto qui. C'è scritto soggiorno a Mezzano, 2004. Si vede che li portavano anche a fare le gite, capito? Ah, sì. 2004. Che teneri. Mamma mia. Guarda, Beatrice Giada, vedi, gli operatori. Sì. Mamma mia. Guarda qua, documenti. Guarda, rilevazione, comportamento. Oddio, comportamento da osservare, sì. Si prepara. Non sono le foglie che si muovono.
le schede dei pazienti, vediamo le altre. Cosa è successo prima, cosa è successo dopo? Seduto sul divano è uscito senza avvisare. Mamma mia. Stava fumando la sigaretta prima di coricarsi seduto in poltroncina. Ma cosa scrivono esattamente, cosa faceva? Cosa faceva, no? Guarda. Probabilmente c'era una sorta di controllo a degli orari definiti. E poi, se il paziente si comportava in maniera un po' anomala, allora veniva segnalato. Può essere, sì. Che roba. Stava rifacendo le battaglie per afferrare le farfalle. Riportato in struttura, poveri. Ancora? Sì, questa è l'ideazione di comportamento. Aveva appena fatto la pipì, poi ritornato in bagno a mettere le mani nelle WC. Alle 7:30 si alza e va in bagno e si mangia le sue feci. Ripreso dall'operatore, ha chiesto perché ha fatto, la risposta niente. Povero. Non so che di tristezza queste che cose. Che tristezza. Qua. Io vestiario in lavanderia, questo qua è per la lavanderia. Ma sì. Aspetta, qua ho visto una cosa interessante, aspetta. Scritto a mano. Che roba. Incredibile questo posto. Questa mattina mi sono alzato dal letto e ho bevuto il caffè con la sigaretta, poi ho fatto la doccia con bagno e dopo abbiamo fatto colazione con pane, caffè, latte e marmellata e dopo ho fumato due sigarette. Martedì 16 ottobre 2012. Ma scusa, 2012. Secondo me è rimasto come... Sì, struttura di accoglienza. Sì, esatto, esatto. Guarda qua il refettorio. Eccoli qua. Le vedi, poveri. Una volta si diceva i matti, no? Bagno ospiti. Oh, la comoda. Vedi, questi per lavarli qua. Li lavavano, ah, sì? Le docce qua. Mamma mia. Non mettere le mani elevate, glielo scrivevano anche, penso a te. Porca miseria. Terribile questa situazione. No, addirittura i necrologi. Addirittura? Sì. La bilancia, quella altezza. La stanza da letto. Sì. Di Mario, la stanza di Mario era. Con i letti ospedalieri, la valigia. Pazzesco. Oh, ma c'è tutto, Hanno svuotato gli armadi, ma. Chissà se è la ciabatta di Mario questa. Chissà, guarda. Tutte le foto. Un sacco di foto. Cioè, questo viveva. Viveva stabilmente qui. Guarda che facevano anche disegni qui. Che bello questo che mi ha fatto. Il girasole di Van Gogh. Bello, sì. Ha fatto una. Sì, probabilmente facevano tante cose. Lavori. Da un'altra stanza da letto. Completamente messa sotto sopra. Mamma mia. Con il pigiama ancora. Sì, queste le hanno svuotate. Questa qua facevano il conto delle mutande. Verifica biancheria intima. Chissà. Guarda che avevano la tabella per inserire le attività della settimana. È vero? Il velcro, attaccavano. Disegni. Programma della giornata, guarda. Fare il letto, sigaretta, colazione, esercizio per la schiena, sigaretta, paroliere, parabirilli, ginnastica, lingue. Sigaretta, mamma mia. Era tipo... Cos'è? No. Hanno murato. Oddio. Si sale. Oh. Guarda il treppiede. Per deambulare. È tanto pesante questa atmosfera. Sì, non sì, so sì. Se tu... Sì. Ah sì, meno male. Se non sempre io quella. Questa è la sala... Sì, ricreativa, dove guardavano la TV. Infatti ci sono due TV. Questo è l'artista di prima? Qualche ospite. Anche questo forse, scintilla. Nicoletta. Vedi? Guarda che forte. Ho messo quanti documenti per terra, cioè. Foto. Che peccato, chissà dove è Nicoletta. Chissà dove è Nicoletta. Ma quante foto, veramente? Sì. Cioè. Questo è come un ufficio. Incredibile.
altra documentazione, timbri, computer stampanti. Eh sì, penso una ufficio. Una segreteria. Schedari, segreteria, sì, ufficio. Ah sì. Cosa c'è? Ha bruciato tutto. Oddio. Ma tanto. Guarda sopra. Mamma mia. Tutte le porte divelte, eh? Ancora altre stanze. Quanti bagni? Come le altre. La stanza da letto queste? Sì. Altri quadri? Quante ne facevano, di quadri? Tanti? Il resto qua li teniamo occupati così, eh? Ci sono stanze che non sono mai state svuotate, no? Dagli effetti, sì, personali. Sì, sì. Non riesco ancora a inquadrare bene questo complesso. Lasciano uscire da qua. Sì. Quindi hanno proprio buttato giù un muro qua, eh? Sì. Per entrare dentro, pensa a te. Cavolo. Spinge veramente da matti sta roba. Oh. Ecco, siamo fatti, siamo fuori. Questo posto, eh? È grandissimo. Quanto edifici ci sono? Mamma mia, che grande. È enorme. E queste sono le parti più nuove. Sì. Dobbiamo andare tutta a sinistra. Le sorvegliate, le guardiamo bene, se vediamo. Dove? Tutti i cartelli, lo vedi? Sì, c'è, l'ho vista, mo, l'ho vista. Mm? L'ho vista la telecamera. Proprio che ci punta verso in qua. Quindi sulle strutture nuove c'è. Anche là ce n'è una, vedi? La vedi? Sì. Purtroppo sono tutte sorvegliate, sì. Queste zone qua penso che siano comunque strutture tutte chiuse quelle. Sì, beh, ma queste mi sembrano abbastanza ma saranno state le zone dove facevano le visite più ospedaliere, no? Torniamo di qua. Sì, quella zona là ci sono telecamere ovunque, anche una che punta in qua. Boh, vabbè, giustamente se ci sono macchinari. Sì, sì, certo, non vogliono che venga bruciato tutto come hanno fatto di qua. Senti, prova a entrare in questo. Dal buco. Penso che ci sono tante altre possibilità. Aspetta, mi metto un attimino i guanti, va prima. Tanto vado a vedere se c'è qualcosa poi per tornare su. Sì. Allora? C'è una sorta di scrivania con dei documenti di psichiatria. Ma va? Sì, forse riesco a entrare. Vabbè, entriamo. Servizi psichiatrici. Oddio. Guarda bene, se li sono stabili. Perché ho paura che in due non ci tiene, aspetta. Ecco. Ce l'ho fatta. Questa è la poltroncina, vedi? Wow. Originale. Wow. Ma guarda quanti documenti qua. Mamma mia. Non so di cosa sono, le temperature. Schede. Intanto uscita. Sono temperature dei dipendenti. Ah, quelli che lavoravano qua? Sì, sì. La zona amministrativa questa. Ah, forse sì. Sicuramente. È grande? Sì. Uffici. Grandissimo. Altre foto. No. Natale. Babbo Natale. Mio Dio, che grande.
Andiamo prima, anche su si va? Sì. Andiamo prima di qua? Sì. Guarda che poltroncine, buttate qua così. Di nuovo? Questa è una poltroncina originale, eh. Che grande questo bagno. Sì, è un bagno. Sì. Questo è un lavapiedi? Sì. Ho bidet? E così bassi? Non vedo bidet. Piccolo bagnetto. No, ti guarda le due vespe. No. Sì. Cavolacci. Ma no, boh, è disabitato. Forse. È sì, terribile, sì, è vedo sì. Scuro però dentro, eh. Sarà marzito pure quello. Che aria pesante. Tanto pesante l'aria qui. Mamma mia, cosa. Cosa c'è qua? Di cosa? Di documenti per terra. Che stanze grandissime. Riviste. Ma ci sono delle radiografie, scusa, Sì, sì. Sì, del bacino? Un sacco di radiografie. Polmoni questi, sicuramente. No, del cranio? No, no, del cranio. Sì. Dici? Sì, eh. Un cranio? Dici? Boh. Potrebbe essere. E questo? Il liquido di Dakin. Dakin, non so cosa serve. Sì. Liquido di Dakin, tante bottiglie di quel liquido là. Sono dei nomi, pressione, prendiamo le pressioni, massima minima. Sì. Mattina, pomeriggio, sera. È proprio un ospedale, cioè una struttura psichiatrica. Guarda qua. Verso il dossier dello psichiatra. Sì, sì, era proprio. Oddio, ma c'è ancora roba qua? È pieno questo? Magari un acido e io sto toccando così. Sai cosa serve il liquido di Dakin? Ma guarda qua quante altre medicine c'erano. Mamma mia, quanta roba! Ma tutte medicine! Cioè, busco qua in supposte. Oh! Guarda quante! Calette di tutti i tipi, pillole. E i bidoni sì, gialli come? Probabilmente ci sono medicinali scaduti. Oh, può essere, sì, siringhe anche. Oh! Mamma mia, quante! Anche là! Mamma mia! Terrificante! Usciamo di qua, andiamo avanti di là. Hai visto che alto che è il soffitto? E le finestre altissime. Alto, sì. Mi sento tanto piccola in questo posto. Sì. Guarda. Questo qua è l'ingresso principale. Oh, qua altri fasci piccoli. Ah, ho capito dove siamo qua. Sì. Dove era tutto bruciato fuori. Sì. Che disastro. Scusa, un giornale in tedesco? Die Zeit? Lo c'entra. Ma? Terribile. Qua ci sono dei tavoloni. Guarda lì. Questi sono originali sicuro. Sì, sì, sono vecchi questi. Almeno qua è più luminosa, eh? Sì. Cioè, dà meno senso di oppressione. Sì. Infatti qui respiro un po' meglio. Oh mio Dio. Qua ho buttato un materasso. Mio Dio. Mamma mia. Forse era uno studio medico questo. Potrebbe anche essere. Questi armadietti metallici vuoti. Calendario del 95 qua. Guarda com'è entrata dalle finestre la vegetazione. Mamma mia. Oddio, mi hanno lasciato una dolce vita rossa qua. L'unica. Sono le lettere sì. Precompilate di accettazione dei pazienti. L'esame delle feci. Ah! Adesso li vedo. Contenitori che erano sterili una volta. Con altro nido di vespe caduto da giù. Questo è quello dell'ufficetto di quelli in castigo, li mettevano qua, la sua scrivania piccola. Questo l'hanno stalkerizzato, perché l'hanno messo qui dentro? Sì, perché cosa faceva, povero uomo, povera donna qui? Era il guardiano notturno. Ah, può essere non magari. So, si faceva certo dormire qui dentro.
quanti vestiti. Ma questi erano armadietti, come erano armadietti del personale che si cambiava, secondo me. Vedi? Può essere. Erano proprio armadietti, sì, per cambiarsi. Sì, ci sono ancora vestiti. Spogliatoio, tipo. Questa valigetta? La valigetta di dottore era questa. E qualcuno ha cercato di fare anche un bel murales che qualcun altro l'ha rovinato sopra. Bagni grandi questi. Bagnetti, tanti bagni qua. Ma era grande, eh? C'era anche la vasca. Che grande questo bagno. La vedi la vasca? Sì. Che era messa... Non era accostata come classicamente su una parete, sì, perché così gli operatori riuscivano a gestire di qua di là il paziente, l'ambulante. Wow. Se no non ha senso mettere una vasca così. Magari non ci stava, l'ha messa semplicemente così perché non ci stava per così. Può essere so. Anche. Io mi sono fatto questo film. Bello qua però. Affascinante. C'è ancora questa porticina qui che... Ah, un altro bagnetto, piccolino. Sì, è una zona bagno qua in fondo. Sì. Più finestre divelte. Vai, vai. Non è che ti lascio qua, rimane intrappolata. Vai. Vado. Ok. Perfect. Avevamo anche la scaletta, hai visto? È stato geniale. Lasceremo così anche per i futuri esploratori, sì, che dici? Certo. Usciamo adesso di qua. Sono state cose veramente, secondo me, toccanti, cioè nel senso, ti fanno pensare, no? Sì, mi ha lasciato un sacco di malinconia, anche tenerezza. Cioè. Perché le foto dei pazienti mi sono entrate dentro, mi hanno colpito veramente tanto. Anche ecco, come... guarda come si vedono le campane adesso. È quello che dovevo... Eccole! Adesso io tiravo i fili. Sì. Che dire, esplorazione finita, ci rimarrà nel cuore sicuramente. Alla prossima! Alla prossima, ciao! Ciao! A few minutes later. Oh, pensavo che fosse tutto finito. Che fosse tutto finito, invece... Invece no! Abbiamo trovato altri complessi sempre nella stessa zona, quindi noi pensavamo che fossero... No, ci sono sempre parte del manicomio, invece non è così. Invece questo edificio qua sembra essere una vecchia scuola. È un istituto sicuramente. Un istituto scolastico. Centinaia e centinaia di banchi, scrivanie. Sedie. Poi c'erano i bagni, anche lavagne. E poi questo attaccato, adesso non so che cosa troveremo qui. Non so ma se cos'è? Si entra qua. Oh mio Dio, guarda cosa spunta da là. Cioè, hanno fatto un buco per entrare. Ma cosa hanno fatto lì? Poi l'hanno tappato. Con sedie. Ma cosa si sono divertiti a fare? Che senso ha? L'hanno tappato, proprio. Ma? Così nessuno può assurdo. Vedere. Comunque vedo che qua banchi, Ma è assurdo. No, vedi banchi. Ma quindi anche questo, un altro istituto, cos'è? Sì, una... la sede distaccata. Anche qua fuori hanno buttato fuori scrivania. Una scrivania. Qua, murato tutto. E sono anche belle queste scritte qua. Sì. Non so quelle solite scritte a casaccio. Sono bravi. Questa è un'opera d'arte, comunque. Qua, siamo davanti. L'unico punto è quello là, i ragazzini se lo sono chiuso. Sì, penso che sarà stata una continuazione di questa qua. Direi che possiamo finalmente uscire, non ci sono altri. Abbiamo fatto chilometri dentro questi edifici. Mamma mia, veramente. Questa volta è veramente finita? Sì. Dai, alla prossima. Se ci vedete di nuovo, vi dico che non sono altri edifici. Ciao.